L'ondata di insofferenza con punte di xenofobia che si manifesta soprattutto nelle periferie delle grandi città ha come altra faccia della medaglia la solidarietà interrazziale e interculturale che invece è propria di alcune città più piccole. A Lecce, città aperta che da tempo ha imparato a convivere con immigrati che 25 anni fa hanno iniziato a sbarcare sulle sue coste, è la Caritas diocesana che dopo le mense e le case della carità supplisce alle carenze dei servizi sociali pubblici con un ambulatorio medico gratuito aperto agli immigrati regolari e irregolari, ma anche meta di italiani che non riescono nemmeno a pagare il ticket del Servizio Sanitario Nazionale. Medici, infermieri, assistenti, tutti volontari prestano la loro opera ogni giorno, aiutando i più poveri e gli emarginati ad affrontare piccoli malanni e gravi patologie che diversamente non potrebbero curare. Quest'anno, poi ho guardato proprio stamattina, siamo a circa 1500 prestazioni sanitarie, che non sono poche per un ambulatorio del genere. In più forniamo medicinali, perché noi lavoriamo moltissimo sui farmaci regalati dagli utenti e sui farmaci campioni che ci danno i medici curanti. E poi quando è necessario li mandiamo dal dentista, li mandiamo dall'otorino, li mandiamo da qualunque specialista. Sì, un ulteriore servizio, però io voglio precisare questo, che la Caritas non è, anzitutto e soprattutto, una stazione di servizio, non è un supermercato, e deve rimanere un organismo pastorale che deve organizzare sul territorio tutto, senza guardare il colore della pelle, il colore politico, il colore religioso, la testimonianza della carità.